grazie Alessandro per le tue parole, spero che magari sia tosta ma non pesante, mi auguro, comunque vediamo. No, stasera andiamo a parlare un po' di viaggi spaziali, che è un argomento che è all'ordine del giorno, no? Nell'ultimo decennio stiamo mandando sonde sempre più sofisticate, robot, rover in giro per il sistema solare e di conseguenza stiamo acquisendo sempre più informazioni scientifiche. Però la novità, diciamo, degli ultimi anni è che c'è la voglia di ritornare come... Allora, c'è la volontà di ritornare proprio a portare l'uomo ovviamente sullo spazio, l'uomo che ritorni sulla Luna, la prima donna sulla Luna, insomma c'è questa forte volontà delle agenzie spaziali. E da una parte c'è una sfida formidabile dal punto di vista tecnologico, e questa se la vedranno gli ingegneri che hanno già abbastanza difficoltà, però c'è un'altra sfida altrettanto impegnativa proprio dal punto di vista della fisiologia umana, perché l'ambiente spaziale è un ambiente veramente difficile e davvero lì andiamo a vedere quelli che sono i limiti dell'uomo, ed è per questo che l'abbiamo definita il fattore umano. Per iniziare non possiamo che il filo rouge di questa, sostanzialmente, di questa chiacchierata sarà un po' la medicina spaziale. In parole povere è il della medicina che si occupa di studiare gli effetti che lo spazio ha sull'organismo umano. Ed essendo medicina si occupa di prevenire ed eventualmente curare eventuali patologie che possano provenire dall'esposizione in ambiente spaziale. La medicina spaziale, immaginiamo tutti, nasce con i primi voli spaziali, ma nel frattempo ha acquisito in oltre 50 anni una grandissima esperienza, molti dati, quindi utili per il progresso medico-scientifico, dati che verranno bene per le prossime missioni spaziali. E recentemente, quindi in una fase successiva, ma si è data anche grande importanza alla psicologia spaziale, perché possiamo immaginare che appunto una sfida nell'ambiente spaziale abbia un impatto profondo sulla psiche. Per chiudere il discorso proprio breve sulla medicina spaziale, il cardine della medicina spaziale è sempre stata da tutta la prevenzione, cioè gli astronauti o i potenziali astronauti vengono studiati approfonditamente, screening medici approfonditi, per escludere che effetto dà patologie che potrebbero portare eventi invalidanti, quindi patologie cardiache, problemi neurologici, anche semplicemente tra virgolette, calcoli renali che potrebbero compromettere un buon esito di una missione, oltre che la salute dell'astronauta. Patologie che potrebbero peggiorare in ambito spaziale, come disturbi respiratori, oppure patologie che richiedono comunque un trattamento farmacologico continuo che non è considerato compatibile con lunghi soggiorni nello spazio. Tutto questo potrebbe, per alcuni aspetti, non essere valido nel caso, come alcuni stanno parlando, nei prossimi anni di turismo spaziale. Allora, i turisti spaziali probabilmente si chiuderebbero un occhio, perché c'è anche l'aspetto economico e quindi gli screening sarebbero meno importanti. E, allora, dicevamo che è importante questo studio della fisiologia umana, perché noi vogliamo andare veramente sempre più lontano, e questo è proprio un progetto Artemis della NASA, che molti di voi conosceranno sicuramente meglio di me. Beh, entro il 2004, quindi se non domani, dopodomani, vogliamo ritornare sulla Luna, e c'è già un cronoprogramma ben preciso: nel 2020, quindi il prossimo anno, dovrebbe esserci il primo volo senza equipaggio umano, con il, diciamo, questa è un'immagine, non è una fotografia, ma con la navicella Orion e lo Space Launch System per andare in orbita. E nel contempo si vuole anche costruire, ci sono progetti in fase avanzata per costruire il Gateway, cioè la stazione orbitale lunare, che sarebbe uno sforzo congiunto di varie agenzie spaziali, quindi NASA, ESA, l'agenzia russa, quella giapponese e canadese, tutti insieme per arrivare ad un unico obiettivo, la stazione lunare, che ospiterebbe gli astronauti che ogni tanto potrebbero scendere sulla Luna. Infatti l'obiettivo principale è quello di andare sulla Luna. Non so se qualcuno di voi ha assistito alla conferenza al Museo Naturale di Adria Frontate, del nostro amico Polaris, e beh, lui aveva detto una cosa molto interessante. La prima volta siamo andati sulla Luna per piantare una bandiera, perché c'era questa grande sfida fra Stati Uniti e fra URSS.
La seconda volta io proprio l'ho copiato, andremo sulla Luna per rimanerci, no? Mi aveva molto colpito, perché l'obiettivo non è più quello di fare toccate e fuga, ma di costruire una base spaziale. E questo qui adesso non so se qualcuno ha visto la conferenza Moon Village del Festival della Scienza, è un ingegnere italiano che lavora per l'ESA nei Paesi Bassi, e lui ha detto che l'ESA sta già lavorando a un prototipo di base spaziale, dove useranno un prototipo che verrà costruito in modo totalmente automatizzato, quindi senza la presenza di astronauti, quindi robot guidati da Terra, che costruiranno una base spaziale con la regolite, questa polvere lunare, e utilizzeranno l'energia del Sole. Quindi questo è già in fase assolutamente avanzata, anche perché, ripeto, entro qualche anno l'idea è veramente di tornare sulla Luna. E poi da lì magari fare il grande balzo, quindi verso il pianeta rosso. Questa è una fotografia che dal sito della NASA. La NASA ha indetto un concorso per costruire, per ideare dei moduli abitativi su Marte, e questo è quello che è arrivato quarto, ma molto suggestivo. E, diciamo, dobbiamo anche aggiungere il fatto che questo è un sogno non solo di agenzie spaziali, come chiaramente la NASA, ma anche di agenzie private, società private come ad esempio SpaceX di Musk, no? Quindi sicuramente è uno sforzo corale per andare oltre. Però abbiamo detto che ci sono degli ostacoli. La NASA ha codificato, diciamo, questi ostacoli come ostacoli importanti per fare viaggi spaziali, e indicativamente questi sono per andare su Marte. Quindi per fare un viaggio lungo, andare su Marte, dove ci vogliono di minimo 6-8 mesi a seconda del periodo di partenza, quindi comunque molto, una missione molto impegnativa, ci sono 5, dal punto di vista umano, 5 problemi principali: la gravità, le radiazioni, l'isolamento, l'ambiente confinato, poi vedremo cos'è l'ambiente confinato, e la distanza. E sono 5 fattori da considerare distinti, anche se ovviamente fra di loro hanno molte relazioni. Partiamo dal primo, li guarderemo tutti, alcuni un po' più in dettaglio sicuramente. Allora, il primo è la gravità. Questa la dedichiamo soprattutto agli ingegneri o ai fisici, in modo tale che poi non vogliono tirare pomodori. Nel senso che dobbiamo specificare questo, oppure magari per qualcuno che non è avvezzo. Questa è un'immagine dell'Airbus A300 della ESA, però potrebbe essere anche sulla stazione scientifica internazionale. Non è che gli astronauti lì non ci sia gravità, è semplicemente che sono in una situazione costante di caduta libera, per cui effettivamente galleggiano, ma la forza di gravità è compensata da un'accelerazione, insomma più o meno uguale come in valore, ma diciamo opposta come verso, per cui sostanzialmente si sperimenta un'assenza di peso, e quindi più correttamente si parla di microgravità. Ma al di là dei problemi fisici, quello che sperimenta il nostro corpo comunque è una totale assenza di peso, che è quello che più a noi interessa oggi. Allora, come la gravità, come la microgravità influisce sul nostro organismo? Andiamo un po' a vederlo. La prima cosa è questa: appena noi arriviamo sul, diciamo, nel polo orbitale, o comunque diciamo in condizioni di microgravità, abbiamo questa sindrome di adattamento spaziale, che in realtà la possiamo tradurre in un gran mal di mare spaziale, quindi con i sintomi classici: nausea, vomito, giramento di testa. Fra l'altro è stata costruita una specie di scala, la scala Garmin, in onore di un deputato degli Stati Uniti, un senatore degli Stati Uniti, che ha fatto anche un astronauta, ha fatto per 8 giorni, è andato a bordo dello shuttle, ed è stato malissimo, ha fatto gli 8 giorni forse peggiori della sua vita. Lui si chiamava Garn, e in base ai suoi sintomi hanno costruito questa scala di malessere Garn. Perché? Perché il senso di equilibrio viene gestito dall'orecchio interno e va completamente in tilt. In più, poi vedremo un attimo l'orecchio interno, ma in più abbiamo anche l'aiuto di tensorecettori interni, nella pianta dei piedi, sui muscoli, sui tendini. Anche questi, in condizioni di microgravità, non forniscono più alcuna informazione, e la maggior parte degli astronauti, non tutti, ma il 60-80%, soffrono di questo disturbo nei primi giorni di volo. Per fortuna regredisce in automatico, però è una cosa sicuramente importante. La contromisura è questa, diciamo. Non manovre brusche, è una condizione di microgravità difficile, ma sicuramente agli astronauti, questo è importante, dei primi giorni non vengono assegnati ruoli di responsabilità, perché non sarebbero in grado con questo malessere di fare, diciamo, compiti abbastanza importanti, quindi è proprio, gli si concede un periodo di adattamento. Questo l'abbiamo semplicemente citato perché ho trovato anche questo interessante.
Immaginatevi un turista spaziale che sborsa una somma importante per andare a fare una settimana nello spazio. Se ha 5 giorni di mare spaziale, poi non farebbe sicuramente una buona pubblicità. E allora i medici stanno pensando di fare un trattamento profilattico con promedazina, che è un farmaco antinausea, in modo tale da, almeno per questo lo cito così più per informazione che per non riguarda più tanto questa serata, però stanno pensando anche che si stanno accautelando. Mentre per quanto riguarda il sistema vestibolare, abbiamo qui il disegno, sostanzialmente sono i tre canali semicircolari e poi il reticolo e il saculo, questa invece è la coclea responsabile dell'udito, qui lo vediamo un po' meglio sostanzialmente, e abbiamo che sostanzialmente alla base dei canali semicircolari sono queste strutture di ampolle, e utrigolo e saculo hanno strutture delle macule. Come funziona? Funziona che abbiamo un epitelio ciliato, sensoriale, che le ciglia, diciamo, sono immerse in una membrana gelatinosa. Sopra questa membrana gelatinosa gravano dei cristalli di carbonato di calcio, gli otoliti, che si muovono a seconda del nostro movimento del capo. In realtà i canali semicircolari danno sensazione di rotazione, mentre un trigolo e sacro di accelerazione, insomma in avanti e indietro. Combinati insieme abbiamo un ottimo senso dell'equilibrio. E poi da queste cellule partono le fibre nervose del nervo vestibolare, che si unisce alla ramificazione della coclea, e poi raggiungono sia il cervelletto sia, diciamo, la corteccia cerebrale per la sensazione di equilibrio. Per fortuna nell'arco di qualche giorno si ristabilisce la situazione degli astronauti, quindi questo è un problema chiaramente minore che dura qualche giorno. Questo invece è importante, cioè succede che noi siamo costituiti circa, facciamo 2/3 di acqua al nostro organismo. Beh, quest'acqua qui è abituata sulla Terra, dove c'è questa forza di gravità, e chiaramente una buona parte dell'acqua sta nei nostri arti inferiori, quindi sta verso il basso. Appena arriviamo in condizioni di microgravità, non c'è motivo perché l'acqua continua a stare nelle gambe, quindi tendenzialmente una parte di questa si sposta verso l'addome, verso il torace e verso praticamente il cefalo, la zona cefalica, la testa. E cosa succede? Da una parte ci sono delle cose anche estetiche, possiamo dire simpatiche, quelle che gli americani chiamano la puffy face, cioè praticamente la faccia sostanzialmente si gonfia. Gli astronauti, se li vedete nei documentari dell'ISS, hanno sempre queste belle facce tonde, abbastanza paffute, proprio perché è una specie di edema facciale che l'acqua fuoriesce e quindi le gonfia e gonfia la faccia. Nel contempo l'acqua che abbandona le gambe dà queste, le cosiddette gambe Apollo, le chicken legs, perché il volume della coscia si restringe parecchio e quindi le gambe diventano più secche. E fin qua è semplicemente un problema estetico. E abbiamo anche questo, diciamo, particolare sintomo che è un raffreddore spaziale. Dal momento che abbiamo molta acqua che va nella zona cefalica, abbiamo anche praticamente una saturazione dei semi nasali del naso, e quindi gli astronauti hanno un po' di raffreddore. Quando ritorna sulla Terra, tutto questo poi regredisce in breve tempo. Quello che però ci interessa di più è che il volume plasmatico, quindi insomma all'interno del sangue, si riduce circa del 10-15% e contestualmente abbiamo un aumento del liquido extracellulare. Vedremo che questo, oltre a dare delle conseguenze al limite possiamo dire anche simpatiche, dà dei problemi più seri. E guardiamo subito le contromisure. I medici hanno detto, beh, qui queste cose non vanno bene, sarebbe da proporre la gravità artificiale. La gravità artificiale, sappiamo che sembra la conferenza, diciamo, del Festival della Scienza, forse ingegneristicamente potrebbe essere anche, diciamo, ipotizzabile con astronavi molto grandi che girano, però tecnicamente e economicamente al momento non è possibile. E allora ci sono altri sistemi come questi, vedremo i preset russi già sperimentati sulla Soyuz e poi questo strano strumento che adesso andiamo a vedere. Questi sono i bracelet russi, già sperimentati dai russi sulla Soyuz. Sono delle fasce che si mettono alle cosce, sono regolabili, con pressione regolabile, e queste dovrebbero servire a trattenere il sangue venoso negli arti inferiori, in modo tale che parte del liquido rimanga nelle gambe. Effettivamente li ha usati anche la Cristoforetti, però sono usati nella Stazione Scientifica Internazionale nei primi giorni, perché gli astronauti possano pian piano abituarsi a questo effetto della redistribuzione dell'acqua nell'organismo. Un altro invece apparecchio è questo qui, dove l'astronauta, il Lower Body Negative Pressure Device, cioè l'astronauta si infila praticamente all'interno di questo
diciamo, cilindro, all'interno abbiamo una pressione negativa che sposta il sangue e i liquidi verso le gambe. Okay? Quindi questo è stato un esperimento, stanno, mi sembra, mettendo a punto dei cilindri più piccoli, più adattabili, per magari futuri viaggi spaziali. Quindi ogni tanto risucchiare un po' di liquidi, redistribuire correttamente l'acqua. Adesso cerchiamo di vedere perché è importante, al di là delle facce del puffy face. Allora, uno dei motivi, ad esempio, lo conosciamo tutti, uno dei motivi potrebbe essere questo. Cioè, Samantha Cristoforetti e tutti gli astronauti, quando tornano sulla Terra, sono in condizioni veramente difficili, no? Sono molto spossati. Il problema non è tanto dovuto alla debolezza muscolare, perché poi vedremo c'è anche una perdita del tono muscolare, quello è un fattore secondario. Il problema principale è di questa intolleranza ortostatica, che vuol dire che non riusciamo a tollerare una posizione verticale, come quella che ogni tanto abbiamo noi quando dal letto ci tiriamo su di colpo e quindi abbiamo un momento difficile, e che di fatto non riusciamo a regolare la pressione sanguigna. Non riusciamo a regolare la pressione sanguigna perché abbiamo sostanzialmente che innanzitutto abbiamo meno liquido nel plasma, nel sangue, perché in parte nel liquido extracellulare. Abbiamo anche che il ritorno venoso sicuramente non funziona bene, perché la massa muscolare di arti inferiori, che comunque schiaccia un po' le vene e aiuta il ritorno venoso, non funziona perché abbiamo perso molto tono muscolare soprattutto nelle arti inferiori, e abbiamo anche la diminuzione di questi che poi vedremo meglio, sono i bariflessi. Quindi sostanzialmente l'astronauta che non riesce a stare in piedi perché la pressione sanguigna è talmente bassa, il sangue, diciamo, non ossigenato, non arriva al cervello, e quindi sostanzialmente abbiamo questa situazione, che poi per fortuna pian piano regredisce. Per quanto riguarda questi strani, ecco, i baroriflessi, si intende questo, si intende. Allora, sono i barorecettori che sono delle cellule, sono dei recettori nervosi che sono specializzati e rimangono proprio inseriti in alcuni vasi, che sono nell'arco aortico, e sono proprio questi nel seno carotideo, dove poi le carotidi vanno a, diciamo, vascolarizzare poi l'encefalo. Abbiamo queste cellule che sono sensibili allo stiramento, quando aumenta la pressione, quindi si stirano, e loro riescono, ma in modo velocissimo, attraverso sostanzialmente il midollo allungato, poi il midollo allungato tramite il sistema nervoso simpatico e parasimpatico comunica direttamente al cuore e regola la pressione sanguigna. Questi nello spazio tendenzialmente perdono un po' di significato, e quindi quando si torna sulla Terra è una concausa del problema che gli astronauti hanno proprio bisogno di essere veramente aiutati a fare una cosa normale. Ora, immaginatevi questo: siamo sulla Terra, c'è il centro medico, ci aiuta, va bene, ma se noi dovessimo arrivare su Marte, dove magari esiste già una base prefabbricata dai robot, è vero che su Marte la gravità mi sembra sia circa un terzo di quella terrestre, però è chiaro che sarebbe un'entrata, ecco, non trionfare, no? A testa alta, ma perché mi sembra un carbone che dovrebbero entrare, insomma, quindi c'è già un problema, cioè effettivamente anche questo può dare un problema. Ma non è l'unico problema, ecco, un altro è questo: sempre la redistribuzione dei liquidi corporei dà sicuramente dei problemi visibili. Ora, al di là dei termini inglesi, delle sindromi, questo è importante: gli astronauti, un terzo, due terzi, soffrono di problemi alla vista. Perché? Perché abbiamo detto che aumenta l'acqua nella zona cefalica, aumenta la pressione intracranica, e abbiamo, questa è una risonanza magnetica, no? Abbiamo sostanzialmente questo occhio normale e questo occhio che viene spinto in avanti, cioè c'è una spinta dell'occhio in avanti della pressione, quindi la retina va in avanti, e c'è anche un danneggiamento del nervo ottico. Infatti i problemi sono l'appiattimento del globo oculare. Si diventa, diciamo, ipermetropi, perché i raggi luminosi, gli ipermetropi, diciamo, li focalizzano oltre la retina, in questo caso perché la retina viene spostata in avanti, e abbiamo poi anche questo problema. La coroide è, diciamo, una membrana esterna alla retina che ha la funzione di sostegno, e poi, siccome è ricamente vascolarizzata, porta alla retina sia nutrienti che ossigeno. Soffre di questa situazione qui, quindi soffre di questa situazione qui, e abbiamo disturbi al nervo ottico. Questo problema è importante, viene ritenuto molto importante dagli oculisti, perché questi disturbi a volte non se ne vanno, cioè gli astronauti possono anche dopo diversi anni avere questi disturbi visivi. Quindi questo non è un qualcosa che regredisce, c'è sempre una suscettibilità individuale, quindi alcuni migliorano, altri però invece a distanza anche di anni hanno questi disturbi visivi che, insomma, non sono benvenuti.
Allora, noi siamo certi che la causa sia la redistribuzione dei liquidi? Sì, e adesso vediamo perché. È stato fatto un esperimento dall'Agenzia Spaziale Giapponese su topi, su topini, che sicuramente hanno mandato loro a senso, loro benestare. Questi sono stati portati a bordo della Stazione Scientifica Internazionale e suddivisi in due gruppi. Un gruppo che galleggiava tranquillamente nell'ambiente della stazione. Un altro gruppo che invece a intervalli regolari veniva preso e messo in microcentrifughe a simulare la gravità terrestre. Quindi questi giravano e poi cosa succedeva? Dopo, mi sembra circa un mese o forse poco più, sono stati riportati a terra con la Soyuz e ahimè, con un termine che si usa in medicina, in biologia, sono stati sacrificati, voi capirete cosa vuol dire, e sono stati studiati loro, le loro retine. I topini che, diciamo, vivevano nella, cioè, ogni tanto facevano il giro in centrifuga, non avevano grossi problemi alla retina. Gli altri invece avevano problemi piuttosto evidenti. Quindi a significare che effettivamente, come sospettavano chiaramente già i medici e oculisti, il problema è proprio questo. Tant'è vero che alcuni hanno proposto anche delle mini centrifughe umane, perché gli oculisti preoccupati hanno detto, vabbè, non faremo una centrifuga della, diciamo, della base spaziale, però ogni tanto, tutto sommato, se riuscissimo a infilare un astronauta in una centrifuga, certamente avrebbe qualche problema, ma alla lunga, diciamo, la sua vista non peggiorerebbe. Credo che poi sia impossibile dal punto di vista proprio tecnico e di spazi, però c'è stata anche questa proposta. Altro problema sono problemi alla schiena. La maggior parte degli astronauti nei primi giorni soffrono di mal di schiena. Perché? Probabilmente perché cambia proprio la postura muscolare. In assenza, diciamo, in condizioni di microgravità, si riassesta tutto il sistema muscolo-scheletrico e quindi hanno questo mal di schiena, che però dura qualche giorno e non è un problema invalidante. E un'altra caratteristica è quando si torna dopo un lungo viaggio, diciamo una lunga permanenza nella Stazione Scientifica Internazionale, si è più alti, circa del 3%. Perché i dischi vertebrali si allontanano fra loro, sostanzialmente ci tiriamo su. Questo però preoccupa un po' i medici perché, diciamo, se i dischi vertebrali si allontanano fra loro, sostanzialmente anche il canale vertebrale che ospita sostanzialmente il midollo spinale, cioè il liquido cerebrospinale. E allora potrebbero esserci, loro temono che a lungo andare possano esserci dei problemi neurologici. È uno dei motivi per cui gli astronauti o fanno risonanze magnetiche pre e post volo, oppure sono addestrati a farsi anche ecografie uno con l'altro proprio per controllare questo discorso dell'allontanamento dei dischi vertebrali. Questo lo sappiamo tutti, eh? Nello spazio si perde la massa muscolare. Questi sono dei dati, circa, diciamo, 15% in 6 mesi da Cristoforetti, nonostante un intenso allenamento fisico, eh? Quindi gli astronauti ogni giorno 2 ore e mezzo lo dedicano all'allenamento fisico. Però tutto sommato rimane sempre questo problema. Stanno sperimentando con questo progetto detto Sprint, stanno o, diciamo, cercando di creare dei nuovi attrezzi ginnici oppure nuovi metodi di allenamento. Pensano di fare allenamenti più intensi però più brevi, perché questo è chiaramente un problema. Questo invece però è il problema ovviamente principale degli astronauti, cioè la perdita di calcio dal tessuto osseo, la cosiddetta decalcificazione. Dopo 6 mesi la densità ossea diminuisce 2-7% perché c'è sempre una suscettibilità individuale. Questo però rischia di sfociare in osteoporosi e rischia di frattura. Questo è veramente un problema serio per gli astronauti dovuto alla microgravità. Questa diapositiva ci dice che, insomma, il calcio è circa, noi abbiamo circa un adulto circa 1 chilo di calcio, la maggior parte dei quali ha nei denti e soprattutto nel tessuto osseo. E poi abbiamo il calcio plasmatico, quindi nel sangue, e l'altro è il calcio intracellulare. Il calcio in realtà è fondamentale nel nostro organismo, oltre che a essere componente essenziale della matrice ossea, svolge funzioni importanti come nella coagulazione del sangue, nella contrazione muscolare, anche nell'impulso nervoso, nella comunicazione cellulare. Quindi il calcio è sicuramente fondamentale. E qui abbiamo praticamente l'assunzione di calcio da parte dell'intestino, l'assorbimento intestinale, che però viene assorbito per circa il 35%, quindi è difficile rimanere carenti di calcio solo per l'alimentazione, a meno che uno non abbia particolari problemi. E poi viene escreto attraverso i reni. Questa diapositiva, velocemente, ci dà qualche nozione della fisiologia del calcio, perché il calcio, appunto, abbiamo detto che è importante. Ci sono molti organi che sono coinvolti in questo metabolismo. Sicuramente la tiroide produce la calcitonina,
Questo ha un ormone con effetto ipocalcemizzante, quindi abbassa sostanzialmente il calcio del plasma, il calcio ematico, e sostanzialmente va a inibire l'attività osteoclastica e favorisce gli osteoblasti. Allora, per farla semplice, nel tessuto osseo ci sono due tipi cellulari. Gli osteoblasti, che sono quelli che praticamente fissano il calcio e aumentano la matrice ossea. E gli osteoclasti che invece fanno un'azione opposta, cioè disgregano la matrice ossea e quindi liberano calcio che va nel sangue. È normale, perché il tessuto osseo non è un qualcosa di statico, ma tutti noi rimodelliamo continuamente il nostro tessuto osseo. Quindi l'equilibrio fra queste due attività è molto importante e viene regolato dagli ormoni. Il paratormone, che viene secreto dalle paratiroidi, invece va ad aumentare il livello di calcio, perché favorisce la mobilizzazione del tessuto osseo. E poi abbiamo, tutti noi conosciamo, la vitamina D3 viene sintetizzata, cioè viene assunta come provitamina. Poi a livello della cute, grazie all'azione dei raggi ultravioletti, viene attivata, subisce ulteriori attivazioni nel fegato e nel rene, e poi diviene la vitamina attiva che agisce nel tessuto osseo favorendo gli osteoblasti e quindi favorisce il deposito di calcio e favorisce anche l'assorbimento di calcio a livello intestinale. Oltre a tutto questo, però, rimane anche fondamentale notare come le continue contrazioni muscolari, che semplicemente noi non ce ne accorgiamo, io sto qui, sto in stazione eretta, mi muovo, vinco in qualche modo la forza di gravità e continuo a sollecitare i miei muscoli e le mie ossa, sempre in continuazione, no? Questo favorisce sicuramente lo stimolo della deposizione di calcio. Questo, abbiamo detto, è un grande problema per gli astronauti. E allora cosa fare? Le contromisure. Sicuramente la dieta, però abbiamo visto, non basta, perché nel calcio che noi assumiamo circa 35-40% viene assunto. Quindi sicuramente gli astronauti sono molto seguiti da questo punto e non hanno problemi. Supplementi di vitamina D, perché è vero che siamo nello spazio e radiazioni ultraviolette ce ne sono parecchie, però è meglio che gli astronauti non proteggiamo, quindi anche gli oblò sono schermati, loro sono in carenza di vitamina D e quindi viene, diciamo, assegnata loro tramite dei supplementi nutrizionali. E poi un trattamento farmacologico che è stato sperimentato dalla NASA con successo, questi sono i bifosfonati. Sostanzialmente questo è il pirofosfato, che è una molecola presente in tutte le cellule. Queste, vedete, sono il farmaco che sostituisce un ossigeno con il carbonio, e qua sono le catene laterali perché ci sono tanti tipi di farmaci. Quindi vengono assunti dalle cellule perché scambiati per il pirofosfato. Sono farmaci che erano già in uso come ipocalcemizzanti, per malattie purtroppo dovute come tumori ossei, dove abbiamo un grande aumento di calcio proprio per la disgregazione del tessuto osseo. Questi farmaci, in qualche modo, anche se non si sa benissimo il meccanismo, vanno a inibire gli osteoclasti, vanno a inibire alcune vie biochimiche di queste cellule che erodono la matrice ossea, quindi loro, diciamo, si inibiscono e il calcio in qualche modo viene riassorbito. Sono stati sicuramente utilizzati su astronauti americani che non hanno avuto effetti collaterali e hanno avuto un miglioramento nel processo, diciamo, un abbassamento della decalcificazione. Quindi potrebbe essere un trattamento farmacologico per viaggi spaziali futuri. Un altro problema del calcio è che se noi abbiamo tanto calcio e sostanzialmente gli astronauti non fanno tanta pipì, hanno una diminuzione della diuresi, tutto questo predispone ai calcoli renali. Questo è un problema anche serio. I calcoli renali più comuni sono quelli degli astronauti a base di calcio, acido urico, e mi sembra che nella letteratura scientifica riporti un caso di calcolosi renali su un astronauta. Quindi un caso c'è stato, ma è anche emerso, poi vedremo, nei problemi psicologici degli astronauti che effettivamente hanno paura chiaramente di determinate cose, fra cui anche di avere calcoli renali a bordo della stazione scientifica internazionale, perché non sarebbe una cosa sicuramente simpatica e facile da trattare. Anche in questo caso è stato utilizzato un trattamento farmacologico che ha dato un buon successo, perché quantomeno era molto ben tollerato, con potassio citrato. Il potassio citrato va a legare il calcio, lo va, si dice chimicamente, a chelare, lo blocca e quindi ne impedisce sostanzialmente la precipitazione a formare poi calcoli nel bacino renale. Ecco, quindi è uno dei altri problemi dovuto alla decalcificazione. Altro possibile problema può essere il sangue. In realtà è stato molto studiato, diciamo, come lo spazio possa andare a influire sul sangue. Fino a qualche anno fa si pensava che in realtà
potesse andare a creare dei disturbi ai parametri climatologici e a creare la cosiddetta anemia spaziale, cioè gli astronauti tornavano con questa carenza di globuli rossi. Ma in realtà poi negli ultimi anni, soprattutto citato in questo studio del 2017, ha visto che per fortuna il problema non sembra così importante. Probabilmente c'è una diminuzione di questi parametri nel primo periodo, ma poi l'organismo in qualche modo si riassesta e su lunghi periodi non sembrano esserci problemi a livello ematologico. Senz'altro però questo ci riporta, no, dal midollo osseo, si segue la linea bianca e la linea rossa, che dai globuli rossi, le piastrine, qua sono tutti i globuli bianchi. Ecco, uno dei più importanti osservati speciali è il sistema immunitario. Questo sì, sicuramente dai ricercatori, dai medici spaziali è guardato con grande attenzione, perché senza dubbio che agli spaziali non solo la gravità, la microgravità, ma anche le radiazioni potrebbero alterare il sistema immunitario, causare allergie che sono, no, malfunzionamenti del sistema immunitario, ma soprattutto immunosuppressione. Se noi abbassiamo le nostre difese immunitarie lungo il viaggio spaziale, ci esponiamo a rischi di infezione, oltre ai membri dell'equipaggio, oppure a risveglio di patogeni silenti che possono essere già in noi. Cioè tutti noi alla fine abbiamo qualche virus che ci siamo presi, o magari conviviamo, lo sappiamo, con i microorganismi. Noi siamo continuamente circondati nella nostra cute, nella nostra pelle, nella nostra mucosa, da miliardi di microorganismi con cui abbiamo instaurato un equilibrio molto corretto. Ma se il sistema immunitario cede, questi microorganismi possono dare delle infezioni, infezioni opportuniste, e quindi creare grossi problemi che sarebbero devastanti in un ambiente spaziale dove non c'è sicuramente una terapia medica così immediata. C'è questo studio che sta cercando proprio di far luce, diciamo, sul controllo della funzione immunitaria attraverso campioni di saliva, sangue e urina che sono raccolti dagli astronauti. Fra le contromisure, senz'altro l'esercizio fisico fa bene al sistema immunitario, una dieta corretta e eventualmente l'assunzione di immunomodulatori se necessario. E poi non possiamo che parlare di cuore, che è stato un altro grande osservato speciale. Ma cosa succede al cuore nello spazio? Beh, questo è stato studiato intensamente sia con la Stazione Scientifica Internazionale sia con l'Airbus A300-0G. Questo è un aereo dell'ESA che fa questi voli parabolici, per cui durano due ore questi voli, ma per una questione di un minuto poi siamo in queste condizioni di microgravità senza di peso, per una questione appunto fisica, in cui, diciamo, i medici sono divertiti a fare tutte queste, anche per minuti, queste prove. Quindi hanno fatto elettrocardiogrammi, hanno studiato frequenza, pressione, la gettata cardiaca, che è il volume del sangue che viene pompato dal cuore in un minuto. Insomma, sono messi di cardiologi, hanno studiato tutto bene. E hanno alla fine evidenziato questo, che per farla breve, in condizioni di microgravità, la frequenza cardiaca tende a diminuire. Il cuore e i grandi vasi tendono a dilatarsi, a ingrossarsi, un po' a diventare più rotondi, ovali, e c'è anche una diminuzione della pressione sanguigna. Ma la cosa che più interessa a noi gli astronauti, non sembrano esserci problemi nel breve e medio periodo. Per cui, tutto sommato, lo spazio sembra che non dia grossi problemi al cuore. Gli astronauti sono con cadenza prima ogni 14 giorni, poi mensilmente vengono valutati al ciclergometro della Stazione Scientifica Internazionale. Questi tracciati registrati sia per il cuore che per la spirometria, per quanto riguarda la funzione respiratoria, sono confrontati con i loro valori a terra, quindi sono molto ben seguiti. Però la domanda è questa: va bene, ma cosa potrebbe succedere al cuore in una lunga permanenza spaziale? Cioè, se andiamo su Marte, stiamo forse anni, cosa potrebbe succedere? Ecco, a me è piaciuta molto questa definizione. Questi sono i cardiologi americani che hanno lavorato per la NASA. Loro dicono: nello spazio abbiamo l'esposizione alla radiazione, lo stress sicuramente psicologico, una minore attività fisica nonostante le due ore al giorno, l'alimentazione può essere anche peggiore e addirittura, se facciamo un'attività extraveicolare, un aumento importante delle concentrazioni di ossigeno. Secondo i cardiologi, queste sono tutte condizioni note per causare stress ossidativo al cuore. Si verificano tutte insieme, quindi una tempesta perfetta che va a scatenarsi contro il nostro cuore. La definizione che a me era piaciuta. Perché? Perché questo è un problema? Perché è risaputo che il danno ossidativo può portare all'infiammazione, questo accelera il processo di formazione delle placche aterosclerotiche, quindi processi di aterosclerosi così dannosi per il sistema cardiovascolare, quindi il rischio di infarto, insomma, problemi importanti. Sono stati fatti questi esperimenti, cardio-ossidazione,
per capire se c'è, sia possibile, è ancora in corso, della relazione fra i marcatori biologici dello stress e il rischio di aterosclerosi. Soprattutto si sono utilizzate le ecografie delle arterie, diciamo delle carotidi e anche delle arterie delle braccia, ma delle carotidi in particolare. Perché questo? Perché il punto è questo: questa è la struttura, la sezione di un'arteria. L'arteria più spessa della vena e ha questa struttura, suddivisa in tre parti, cioè la chiamano tonaca, no? La tonaca ventizia, la media e la tonaca intima. E poi qui abbiamo l'endoteglio dove all'interno scorre il sangue, sostanzialmente, qui è il lume dove scorre il sangue. Qui abbiamo molte fibre di tipo elastico e muscolare lisce, perché l'arteria deve resistere alla sistole del cuore, quindi deve essere bella elastica in modo tale da uniformare anche, diciamo, qualcosa che arriva a intervalli regolari del cuore, poi deve essere uniformato. Sostanzialmente cosa si è visto? Che vogliono valutare se c'è un ispessimento di questa parte più interna della tonaca intima, perché questa è considerata dai cardiologi è la che favorisce, se c'è un ispessimento di questa parte interna, si favorisce l'insorgere dei processi di aterosclerosi. Per cui, diciamo, sulla stazione scientifica internazionale, ogni tanto, diciamo, gli astronauti sono stati addestrati apposta a fare le ecografie per valutare questo problema. Poi ne vedremo qualcosa più dopo. Questa potrebbe essere considerata invece, da alcuni medici, una possibile malattia professionale degli astronauti, cioè le passeggiate spaziali. Perché? Perché sono preoccupati perché qua potrebbe esserci una malattia da decompressione. Cerchiamo di spiegare. La pressione all'interno della stazione scientifica internazionale è circa quella atmosferica, quella che abbiamo noi. Mentre invece la pressione nella tuta è un terzo di questa pressione. Anche perché semplicemente gli astronauti rischiano di muoversi, se no sarebbero veramente ingessati, sarebbe un problema. Questo però ci dà una possibile saturazione d'azoto. Come il sub praticamente, se fanno un'immersione molto veloce, hanno questa variazione di pressione, da una pressione maggiore a una pressione minore, l'azoto non fa in tempo a praticamente sciogliersi con calma, ma forma delle bollicine che possono andare nelle articolazioni creando dei dolori importanti, ma soprattutto nei vasi sanguigni creando anche embolie. Una cosa simile, un comportamento simile si potrebbe avere nello spazio, dove le variazioni di pressione non sono così importanti, però tuttavia ci sono. Ed è per questo che per scongiurare questo problema gli astronauti per un paio d'ore prima di uscire nello spazio e poi nello spazio respirano ossigeno puro per allontanare l'azoto e praticamente fare il pieno di ossigeno. Quindi l'azoto lo mandiamo via, facciamo il pieno di ossigeno. Questo in realtà comporta, no, secondo i cardiologi, un po' di stress ossidativo perché respiriamo ossigeno, però insomma, è sempre meglio che rischiare una decompressione. Oltretutto noi qui siamo a, diciamo, una pressione un terzo, dobbiamo respirare ossigeno puro anche per scongiurare l'ipossia, perché se la pressione è di un terzo, i nostri polmoni, se respirassimo aria atmosferica, arriverebbe un terzo della pressione dell'aria, quindi sicuramente gli scambi respiratori verrebbero in qualche modo inficiati, quindi dobbiamo respirare ossigeno anche per questo. Quindi questa è un'attività, è un problema solo perché chiaramente esce fuori nello spazio. E qui abbiamo esaurito il problema della gravità, che però vedete, come vedete, è un grosso ostacolo per i voli spaziali, soprattutto quelli a lunga durata. Adesso parliamo invece di un secondo fattore importante, che sono le radiazioni spaziali, suddivise in tre: le radiazioni solari, quindi diciamo a bassa energia, il vento solare, che dal Sole arriva fino al confine estremi del sistema solare, ma ci sono quelli che preoccupano più i ricercatori, sono quelli ad alta energia, quando ci sono i bar solari, quando ci sono i brillamenti, vengono prodotti enormi quantità di energia, sia come radiazioni, X, gamma, ma le cosiddette solar particle events, che sono le particelle dai eventi solari, che sono protoni, che sono particelle alfa, nuclei di elio, che sono nuclei pesanti, che fanno sicuramente molto male ai tessuti biologici. Raggi cosmici vengono da fuori il sistema solare, accelerati da campi magnetici intensi prodotti dai resti delle supernove, ancora protoni, particelle alfa, nuclei pesanti. Questi sono capaci di attraversare anche le parti delle astronavi, quindi figuriamoci l'organismo umano, senza problemi, lo attraversano. E poi ci sono le radiazioni di Van Allen, che sono più specifiche, limitate, sono delle fasce anello, sono create dall'interazione fra il campo magnetico terrestre e i raggi cosmici, e quindi circondano come delle ciambelle, la Terra. Abbiamo, diciamo, una fascia interna più energetica e una fascia interna meno energetica.
Le radiazioni di Van Allen sostanzialmente per lunghi viaggi nello spazio oltre la Terra non ci interessano, però interessano in parte la Stazione Scientifica Internazionale, perché diciamo la Stazione Scientifica Internazionale è protetta dal campo magnetico terrestre, e perché orbita a circa 400 km di altezza nella bassa orbita terrestre. Però c'è una zona che è l'anomalia sud-atlantica, quindi che è proprio a livello della regione dell'Atlantico del Sud, dove la fascia di Van Allen è più bassa, quindi la ISS la passa. Quindi in quella zona effettivamente gli astronauti sono esposti a abbastanza radiazioni. Per fortuna, chiaramente, non vanno così spesso. Due parole sulla radiazione. Le radiazioni si dicono ionizzanti perché hanno un'energia tale da far sì che si scontrano un atomo, una molecola, saltare un elettrone e lo trasformano in ione. Una sostanza molto reattiva. Ma tralasciando adesso nello specifico, quali sono gli effetti biologici? Beh, sono danni biologici. Le radiazioni fanno male perché o danneggia direttamente le biomolecole, quindi enzimi, proteine, oppure un membrana cellulare, direttamente il DNA, quindi vanno direttamente a danneggiare, oppure interagiscono ad esempio con l'acqua formando radicali liberi che a sua volta sono specie chimiche impazzite, reagiscono molto velocemente e nuovamente possono creare problemi alle biomolecole. Qui c'è un esempio, l'interazione di una radiazione con il DNA, qui ci sono due basi, la T e la timina, e la timina si unisce a formare questi dimeri di timina. Questo è un problema per il DNA, perché potrebbe essere non letto dall'enzima. Cosa succede? Quando ci sono le radiazioni c'è sempre questo meccanismo, c'è una radiazione, c'è un danno al DNA, però ci sono dei sistemi enzimatici di riparazione. Tutti gli organismi hanno questi sistemi enzimatici, anche noi, per cui è possibile che ripariamo il danno. Però possiamo ripristinare la sequenza corretta e allora non succede niente, oppure però possiamo, questi sistemi di riparazione possono sbagliare e quindi inserire al posto della timina magari un'altra base. Ecco qua la mutazione genetica. Le mutazioni sono il materiale su cui lavora l'evoluzione, però è ovvio che magari in questo caso speriamo sempre che la evolversi sia qualcun'altra, non noi, non è la radiazione. Allora, due sono i fattori principali che determinano la quantità di radiazioni che investe gli astronauti. Il primo, l'abbiamo detto, è la Terra che con questo grande ombrello forma un, cioè il campo geomagnetico ci protegge dalle radiazioni. Questo però ovviamente non vale per viaggi sulla Luna o su Marte. Se andiamo sulla Luna o su Marte ovviamente noi non godiamo di alcuna protezione da parte della Terra. E poi abbiamo il tempo spaziale, no? Il ciclo solare. Dura circa 11 anni, voi lo sapete meglio di me, gli astrofili. E quando abbiamo il massimo delle macchie solari abbiamo questi flare che sono quei brillamenti con la produzione di grandi quantità di energia. Allora, noi il ciclo solare lo riusciamo abbastanza a prevedere, ma non abbiamo la possibilità di prevedere questi flare sporadici. Allora, questo clima spaziale è considerato ovviamente molto importante dalla NASA, ha un reparto apposta che è lo Space Radiation Analysis Group che continuamente va a monitorare questo clima solare. Soprattutto quando ovviamente riguarda gli astronauti della Stazione Scientifica Internazionale, quindi le passeggiate spaziali, cioè viene dato l'ok alle passeggiate spaziali da questo reparto. Se questo reparto dice che in questo momento non c'è abbastanza, la radiazione è sotto il livello di guardia, gli astronauti possono uscire, altrimenti vengono fermati e viene posticipata la passeggiata spaziale. Quindi questo è molto importante. Allora, due parole, ma proprio due parole sulla misura della radiazione. La dose assorbita si misura in gray, che è proprio il joule, l'energia depositata per chilo di tessuto corporeo. Una misura molto fisica questa. Questo però è un principio importante, che magari è importante che ci portiamo a casa stasera. Cioè, dosi uguali di radiazione differenti non causano lo stesso danno, cioè causano danno diverso. Perché? Il danno dipende dal tipo di particella, perché ogni particella, ogni radiazione, ha la sua interazione con le strutture cellulari. Quindi vuol dire che le particelle alfa, nuclei di elio, che ad esempio arrivano dai raggi cosmici o dai flare solari, sono più dannose rispetto ai raggi X o ai raggi gamma, a parità di dose assorbita. Quindi i raggi cosmici e diciamo questi flare solari sono molto temuti dagli astronauti proprio per questo, perché piuttosto sarebbe meglio farsi un raggiamento di raggi X. E allora è stato, si è arrivati anche a una nuova unità di misura che è il Sievert. Questa unità di misura per la dose equivalente,
cioè si prende la dose assorbita, il Gray, e viene, diciamo, valutata, viene moltiplicata per un fattore di peso, detto Q, che dipende dal tipo di radiazione. Quindi le particelle alfa hanno praticamente un fattore 20. Quindi non tutte, tutte le radiazioni fanno male, ma non tutte le radiazioni fanno ugualmente male. Alcune sono peggio di altre perché interagiscono più nel profondo con i sistemi biologici. E ovviamente la NASA si è chiesto, ma se noi mandiamo gli astronauti nello spazio, e per forza per fare un viaggio spaziale li dovremmo esporre alle radiazioni, come possiamo andare a fissare un accettabile livello di rischio di esposizione alle radiazioni? Perché ovviamente bisogna anche tutelare gli astronauti. E allora l'hanno fissato così. Noi hanno fissato questo rischio come un rischio massimo di sviluppare un grave problema di salute, leggiamo fra parentesi il tumore, in età avanzata del 3% superiore rispetto al resto della popolazione. Cioè, se io rimango qui a casa e avrò la mia aspettativa di vita, se un astronauta va nello spazio, questo astronauta lo dobbiamo tutelare in modo che rispetto a me lui possa avere un rischio di ammalarsi gravemente in età avanzata del 3% superiore rispetto a quello che possa avere. Questo è fissato come idea della NASA per tutelare gli astronauti. I limiti sono dati in base, lo vedremo dopo, c'è una tabella della NASA in base al sesso e all'età. Questo anche è un viene dalla NASA e sinteticamente ci dice i dati sono espressi in millisievert. Questo è praticamente l'esposizione alle fonti di radiazione naturale, quindi tutti noi negli Stati Uniti, ma anche qua sostanzialmente, ci prendiamo all'anno 3,6 millisievert per la nostra vita normale. E non ci sono le radiografie, ma sono ben inferiori al millisievert, però se facciamo una TAC assumiamo 8 millisievert come radiazioni. Chi lavora negli impianti nucleari, il Dipartimento dell'Energia americana, sarebbe bene, questi sono i limiti, non dovrebbero superare i 20 millisievert. Ecco che da 6 mesi sulla Stazione Scientifica Internazionale già ci prendiamo 75 millisievert, quindi sicuramente rispetto a un lavoratore, a un tecnico dell'impianto nucleare americano sulla Stazione Scientifica Internazionale, in 6 mesi andiamo a triplicare la nostra radiazione. Questo è stato, diciamo, quello che vediamo nella diapositiva successiva, quante radiazioni potremmo prendere solo per un trasferimento su Marte, che sono 466, lo vediamo meglio. Per darvi un riferimento, in caso di dose acuta, quindi ad esempio, non so, un'esposizione acuta, un incidente nucleare, 5.000 millisievert, quindi di esposizione acuta, è la dose letale che farebbe sì che le persone esposte in 30 giorni, il 50% morirebbero. Quindi questo è un'esposizione acuta. Ecco, questo è i dati qua, sono del Mars Science Laboratory, che sostanzialmente dal 2011 al 2012 a cavallo, 253 giorni, ha portato Curiosity su Marte. Il rover Curiosity ospitava, diciamo, a bordo questo qui che era un detettore, un rilevatore di radiazioni, che poi ha continuato a girare anche sulla superficie marziana, e questi sono dati quindi reali. Questi sono dati reali registrati dal rilevatore di radiazioni. Ecco qui, 466 sono stati misurati proprio da questo strumento. 466 millisievert per andare su Marte. Ha registrato 5 picchi, 5 frequenze orarie, quindi altri 25 millisievert, e su Marte circa ogni giorno 0,6. Quindi, un viaggio andata e ritorno di 360 giorni, ma tocchiamo Marte e torniamo indietro nelle migliori condizioni, gli astronauti arriverebbero sicuramente a assumere una dose di 660 millisievert, quindi una dose importante. Questo è uno dei problemi principali del fatto che la preoccupazione dei medici è un viaggio su Marte molto lungo e gli astronauti prenderebbero tante radiazioni. Cioè è veramente un problema che loro si pongono. Ricapitoliamo. I limiti di esposizione sono durante la carriera, durante tutta la carriera, età e, diciamo, genere, maschio e femmina. Vediamo che a 25 anni, diciamo, una donna potrebbe, nella sua carriera, non dovrebbe assumere più di millisievert. Se diventasse un po' più anzianotta, a 55 anni ne potrebbe assumere 3.000 nella sua carriera. Perché? Ma perché le malattie, come purtroppo tutte le mutazioni genetiche, impiegano anche decenni per svilupparsi. Quindi, stando una a 55 anni,
con un'aspettativa di vita, dice vabbè, magari non arriva a 90 anni, tutto sommato, ne possiamo prendere un po' di più radiazione. Ma se siamo giovani, effettivamente non possiamo assumere troppe radiazioni, ci esponiamo a un rischio veramente importante. E ricordiamoci che noi non dobbiamo superare del 3%, secondo la NASA, il rischio rispetto alla popolazione normale. Queste sono alcune fonti NASA, proprio dosi assorbite nelle missioni. Space Shuttle, circa 6 millisievert, l'Apollo 14, invece che 8-9 giorni, qui non abbiamo più, diciamo, l'effetto di protezione della Terra, vedete, praticamente siamo al doppio, solo con un giorno in più. Sulla stazione scientifica internazionale è molto variabile, qui dipende anche dal ciclo solare, dipende molto dal clima spaziale, da 80, dall'anno 75, fino addirittura a 160. Su Marte, considerando la NASA, dicendo se stiamo 3 anni, facciamo il viaggio, stiamo lì, facciamo un po' di esperimenti scientifici e torniamo, andiamo ad assumere circa 1200 millisievert, tanti, tanti nel senso. Allora, cosa fare? Allora, contromisure. La cosa più importante, la regola d'oro, evitare sovraesposizioni, non possiamo prendere troppe radiazioni, quindi per gli astronauti limitare il numero di missioni spaziali. Non potremmo immaginare che Palmitano, voglio dire, possa tornare indefinite volte sull'ISS, perché non può il suo organismo assumere troppe, diciamo, radiazioni, potrà forse tornarci un'altra volta, lo decideranno i medici, ma non può andare all'infinito. Controllare il tempo spaziale, abbiamo visto che c'è il reparto apposta che controlla sempre, va a monitorare continuamente queste radiazioni. E poi la misura delle radiazioni, nel senso che a bordo della stazione scientifica internazionale, ma gli eventuali astronauti che andassero su Marte o sulla Luna, ci sono dei dosimetri e dei rilevatori. Alcuni sono direttamente indossati dall'equipaggio, un po' come i tecnici, diciamo, i radiologi che abbiamo noi negli ospedali, che hanno sempre questo dosimetro fisso. E poi all'interno, all'esterno, nei vari ambienti, ma anche all'esterno della stazione scientifica internazionale, abbiamo sempre dei dosimetri fissi. Alcuni sono passivi, altri sono attivi. Qual è la differenza? I passivi sono, io sto magari 6 mesi a bordo della stazione scientifica internazionale, poi torno e mi rilevano quante radiazioni il mio organismo ha assorbito. Quelli invece attivi mi danno, che sono fissi, diciamo, nei vari settori della ISS, mi danno quasi in tempo reale sostanzialmente il livello di radiazione assorbita. Questo è stato un altro esperimento condotto su un busto umano sintetico chiamato Matroska, praticamente russo. Aveva 300 dosimetri incorporato sia in superficie che in profondità per simulare anche i vari organi interni per determinare i livelli dei raggi cosmici durante il volo. Gli hanno fatto fare anche, mi sembra, una passeggiata spaziale, quindi hanno esposto anche alle radiazioni esterne per raccogliere più dati possibili. Ok, qua è un'altra cosa che ho trovato abbastanza interessante. Per l'idea di andare sulla Luna, si è scoperto, grazie a questa missione che era Lunar Reconnaissance Orbiter, che è partita nel 2009, che aveva come obiettivo quello di andare a mappare molto bene la topografia della Luna per cercare eventuali posti dove poter atterrare, dove poter fare delle basi, beh, si è scoperto che ci sono delle zone, più o meno queste sono, diciamo, le coordinate geografiche, sono alcune aree che hanno un debole campo magnetico. Ora, io non ho trovato tantissimo di questo, qui ci vorrebbe un geologo, però quello che ho visto è che dicono che ci sono dei minerali particolari perché veramente, non so, centinaia, forse miliardi di anni fa, delle eruzioni vulcaniche che hanno formato dei tubi di lava che sostanzialmente hanno lasciato dei minerali particolari, quindi che sono stati magnetizzati e c'è un debole campo magnetico. Per cui alcuni ricercatori hanno detto, va bene, se c'è un debole campo magnetico avremo una minima protezione della radiazione, potremo andare a fare le basi lì. Penso che però, questa è una cosa scoperta, è stata fatta anche simile su Marte, penso che però questo sia stato abbandonato perché sembra di capire che poi l'interesse sia dove ci sono i depositi di ghiaccio d'acqua, che sono forse, mi sembra, a sud, e quindi, diciamo, non si è saltato questa idea proposta da alcuni ricercatori. Però sicuramente noi dobbiamo schermare gli astronauti e le basi, soprattutto dai raggi cosmici e dalle particelle, ricordate, dei flare solari. Allora, il problema è che queste attraversano anche le barriere, ma a volte scontrandosi con le barriere, uno potrebbe dire, mettiamo delle gran lastre di piombo, a parte che non sarebbe molto economico portarlo, diciamo, nello spazio. In realtà, interagendo con il piombo, per cui c'è la parola a volte fisico, questi raggi cosmici producono dei sottoprodotti estremamente nocivi per l'organismo, quindi tutto sommato non ne vale la pena. Ma hanno visto che le migliori barriere sarebbero l'acqua o il polietilene.
perché hanno un elevato contenuto di idrogeno. Tant'è vero che un particolare tipo di polietilene, chiamato RFX1, viene già usato per ricoprire le cosiddette stanze da letto, no? Quei loculi dove dormono gli astronauti, sulla ISS, sono completamente schermati con polietilene, perché almeno in fase, no, di sonno possano essere in qualche modo protetti dai raggi cosmici. E effettivamente questo polietilene funziona perché garantisce una protezione nei confronti sia dei flare solari che dei raggi cosmici rispetto agli investimenti in alluminio superiore del 50-15%. È già buono. Diciamo che i veicoli spaziali non bastano, perché anche scudi spessi 5-7 cm bloccano solo un terzo delle radiazioni. Quindi va bene, ma non basta. La NASA sta pensando anche all'idea di scudi elettrostatici che possano deflettere in modo elettrostatico le particelle, oppure, come vi ho detto prima, questo c'è un progetto sempre dell'ESA, perché le basi lunari potrebbero essere fatte con regolite e poi mettere anche dell'acqua, quindi fare dei mattoni di regolite e dell'acqua. Qui spendo una parola, perché è stato interessante quella conferenza, questo ingegnere che lavora nei Paesi Bassi ha detto che loro hanno delle regolite, che sono fatti dare, penso, dalla NASA, sono comunque che è stata recuperata dagli astronauti, quindi regolite vera, e hanno praticamente formato dei mattoni, ci ha fatto vedere in diapositiva con questo muro di mattoni di regolite, quindi effettivamente fatta solo con l'energia, diciamo, della luce solare, con il robot. Quindi l'idea potrebbe essere di fare una specie di pallone, poi fare un muro di regolite, uno schermo di acqua e un altro muro di regolite, perché questo potrebbe, diciamo, oltre al problema delle micrometeoriti, andare a riparare piuttosto bene gli astronauti della radiazione. Quindi il progetto è già avanzato, è questo tipo di discorso qua. Ok, quando la radiazione, comunque, nonostante gli schermi, li abbiamo presi, li abbiamo assorbiti, cosa facciamo per limitare i danni? Beh, alimentazione. Sicuramente supplementi nutrizionali come antiossidanti, vitamina A e C, possono bloccare radicali liberi, cioè quegli elementi chimici impazziti che vengono prodotti dalle radiazioni e che fanno tanto danno ai tessuti biologici. Quindi antiossidanti come vitamina A e C, e poi lo sappiamo tutto, gli esperti nutrizionali ce lo dicono, per i radicali liberi, olio di pesce, acidi grassi con acidi grassi omega 3, fragole, biotini, frutta, però in particolare quindi supplementi nutrizionali. Poi farmaci. Qui ve li ho riportati, però bisogna aprire una parentesi. Questi qui, che sono farmaci anche in commercio, chiaramente un commercio molto, per fortuna, ridotto, radiogardasi, idrolo di potassio, zinco, sono farmaci che si usano soprattutto quando in vista di incidenti nucleari. Questi sono farmaci che sono stati sviluppati anche per uso militare, perché sia gli eserciti, credo, sia gli Stati Uniti che della Russia hanno detto: ma se scoppia una guerra militare, noi in militare ci mandiamo. Una guerra nucleare, scusate, in militare ci mandiamo, e quindi dovremmo in qualche modo proteggerli. E allora hanno studiato questi farmaci, che sono sostanzialmente usati per eliminare dal corpo metalli o elementi chimici radioattivi come cesio, come metallo. Questo ne abbiamo sentito parlare per un incidente che c'è stato in Russia. Se vi ricordate, diciamo, in alcune zone, non so se in Germania, avevano fatto un grande, diciamo, una grande scorta di iodio di potassio. Perché se io ho il rischio di assumere iodio radioattivo, ma il mio corpo è già sostanzialmente ricco di ioduro di potassio non radioattivo, tendenzialmente ne assorberò di meno. Ovviamente sotto stretto controllo medico, perché questo chiaramente può creare problemi alla tiroide. Ci sono altri farmaci in studio, questi però sono veramente in studio, che avrebbero un meccanismo diverso, cioè agirebbero allungando la tempistica del ciclo cellulare per garantire più tempo ai meccanismi di riparazione di agire, oppure per facilitare la crescita delle cellule staminali, che andrebbero quindi a sostituire le cellule danneggiate. Però sono studi ancora in corso e non si sanno ancora eventuali effetti collaterali, quindi questo non è ancora un al di là da venire. Questo ve l'ho riportato, sono diapositive, e poi chiudiamo il discorso delle radiazioni, perché è uno studio stato molto interessante, fatto dalla NASA. Questi signori sono due gemelli, sono Mark a sinistra e Scott a destra. Allora, sono due gemelli monozigoti, quindi hanno lo stesso patrimonio genetico, sono entrambi astronauti, soltanto che, diciamo, abbiamo questa situazione qui. Scott, diciamo, a destra, ha trascorso un anno nello spazio. Mark non ci è mai andato nello spazio. Forse sarà anche un po' seccato, ma lui non è mai andato nello spazio. Perché hanno fatto questa operazione? Perché hanno detto: così riusciamo a capire come lo spazio agisce su due organismi che sostanzialmente sono identici. Okay? Qui la suscettibilità individuale diventa meno, perché se andiamo sullo spazio io e Pietro,
vabbè, però abbiamo due genomi diversi, quindi dobbiamo sommare così. Loro invece partivano da una stessa situazione di partenza, uguale, vediamo un attimo, hanno fatto parecchi studi, io questi adesso non li citiamo neanche. Uno di questi interessanti è stato fatto sui telomeri. I telomeri sono dei cappucci che hanno tutti i nostri cromosomi all'estremità e che servono a proteggere il cromosoma. Ed è stato evidenziato, ci sono studi molto importanti sulla biologia dell'invecchiamento, che quando si accorge di telomeri tendenzialmente poi il ciclo cellulare va ad esaurirsi, cioè a questo punto la cellula qui non riuscirà più a dividersi, sostanzialmente c'è l'invecchiamento e la morte. Quindi ho detto, andiamo un po' a vedere la differenza fra i cromosomi dei due signori. Allora, qui ci hanno studiato chiaramente tanto, è uno studio che è durato soprattutto anche anni dopo il loro ritorno, dopo che Scott è tornato hanno continuato a monitorarlo per qualche anno. Una super sintesi, lo studio pubblicato ad aprile su Science, quindi chiaramente uno studio prestigioso, e la super sintesi è questa. Loro hanno visto che effettivamente l'espressione genica di Scott è cambiata nello spazio. Quindi lo spazio ha un effetto diretto sull'espressione dei geni delle persone, quindi un effetto diretto. A terra, però poi dopo un certo periodo si è quasi tornata alla normalità, sostanzialmente questi geni si sono spenti perché sono tornati ad essere quelli, cioè nelle condizioni normali. Altro studio importante è questo sul sistema immunitario. Scott è stato vaccinato nello spazio, vaccinato in funzionale, ha funzionato, cioè ha prodotto anticorpi. Questo è interessante perché per uno di aereo spaziale si pensa anche di vaccinare astronauti. Il sistema immunitario sembra rispondere anche nello spazio. Infine, c'è qualcosa che è rimasto inalterato alla conclusione dello studio? Abbiamo detto che il rischio di astronauti è questo, no? Qualche modifica all'organismo che poi rimane. Sì, non è che proprio tutta l'espressione genica sia tornata alla normalità. Qualcosa è rimasto cambiato. Qualcosa nei telomeri, cioè i telomeri sono leggermente più corti, ma non è stato un grosso problema questo. Questo vi ricordate, ne abbiamo parlato prima, questo è l'ispessimento dell'arteria carotidea. Cioè Scott è andato nello spazio, è stato un anno, la sua tonaca intima dell'arteria carotidea che potrebbe predisporre a aterosclerosi effettivamente è aumentata rispetto alla sua condizione pre-volo rispetto al fratello, quindi sicuramente un po' di danno l'ha avuto. E poi, eccolo qui, cambiamenti oculari, cioè lui ha qualche problema visivo, se l'è preso nello spazio e se lo sta mantenendo rispetto al fratello. Non importanti, però sicuramente qualcosa sì. E con questo abbiamo esaurito anche la radiazione. Adesso vi porto, adesso andiamo un po' più in velocità, così vi lascio tranquilli. Però questo è interessante perché è l'isolamento, cioè la NASA ha detto è importante considerare anche l'isolamento, quindi il fattore psicologico. Siamo davvero soli in un mondo inospitale. E allora io non sono assolutamente un esperto in psicologia, tantomeno in psicologia spaziale, però preparando questa chiacchierata, chiamiamola così, mi è piaciuto perché ho scoperto un buon mondo, ma soprattutto ho scoperto come un report fatto da psicologi che lavorano per la NASA ha spiegato un po' la loro storia. Cioè questi signori negli anni 60 hanno bussato alla porta della NASA chiedendo se potevano dare il loro contributo. Ad aprire la porta c'era un ingegnere che ha aperto e praticamente ha chiuso la porta e ha detto: non ti qui. Cioè, sostanzialmente, adesso se c'è un ingegnere, uno è un ingegnere. Ma lo dico con. Perché loro, per questo motivo? Innanzitutto perché gli ingegneri sono più i tecnici che abituati ad hard science, cioè numeri, equazioni, risultati. I psicologi davano suggerimenti, davano indicazioni, quindi così. Poi loro avevano veramente un grande focus: era costruire un'astronave, farla andare poi sulla Luna e riportare vivi gli astronauti, quindi davvero non avevano neanche tempo per altre cose, pensavano solo a quello. Quindi questo è assolutamente da dire a discolpa degli ingegneri. E poi quello che ho notato, perché lo dicevano i psicologi nell'articolo interessante, c'era questa sindrome da Jean Wayne. Gli astronauti stessi non ne volevano sentire parlare di queste cose da 12 ore. Loro erano degli eroi, non avevano bisogno, non potevano avere problemi psicologici. Cioè in generale gli astronauti non vedevano di buon occhio questi colloqui psicologici. Non ci sentivano. Poi cosa è successo però? È successo che poi dopo una serie di missioni spaziali tornavano alcuni con disturbi dell'umore, disturbi del sonno, difficoltà digestive, una tendenza in certi casi alla depressione, cioè tutti diciamo disturbi da sindrome post-traumatica. Allora la NASA ha cambiato idea e ha detto ai psicologi: ok, venite a darci una mano perché effettivamente ce n'è bisogno, sia per tutelare gli astronauti sia perché questi disturbi di irritabilità, ad esempio, potrebbe essere molto problematica, diciamo, in un
gruppo molto, molto ristretto nello spazio potrebbe creare problemi importanti. Adesso siamo passati da un estremo all'altro, nel senso che ci sono test e supporto psicologico prima, durante e dopo il volo, continuo, ci sono dei test molto, molto, fatti molto bene. Gli astronauti vengono praticamente allenati a cercare di, a un'autoanalisi, a cercare di risolvere i conflitti, vengono studiati le dinamiche di gruppo e c'è anche una consulenza di familiari che rimangono quindi, diciamo, a terra, mentre gli altri, il cane, il marito, il figlio, sono sostanzialmente nello spazio. Per cui è cambiato totalmente il paradigma della psicologia. E come dove studiare? Nel frattempo gli psicologi sono attrezzati e hanno fatto due studi diversi. Da una parte ci sono questi qui, chamber studies, che sono locali artificiali, dove assolutamente le condizioni, c'è cioè isolamento chiaramente, ma le condizioni sono molto controllate, perché è un posto artificiale, gli studi possono essere anche molto lunghi e vengono controllati quindi soprattutto le relazioni del gruppo degli astronauti. Il problema che hanno questi studi è che sono meno reali, cioè non c'è un pericolo, non c'è una minaccia reale, perché comunque chi è in questo studio, il soggetto dello studio, sa che se ci fosse un problema tecnico importante, se ci fosse un problema medico importante, chiusa la porta e sicuramente lo vengono a prendere, non lo lasciano, no? Da solo. E uno di questi è stato fatto, uno dei più interessanti, è stato Mars 500, fatto a cavallo fra 2010 e 2011, in una base spaziale vicino a Mosca, in Russia. E non mi ricordo se erano 6 o 8 astronauti coinvolti, e comunque si simulava un viaggio di 500 giorni andata e ritorno su Marte, simulando proprio l'ambiente di una base spaziale, l'alimentazione che potevano avere gli astronauti, quindi fatto molto bene, ma studiando soprattutto le relazioni del gruppo. Si accapiglieranno questi astronauti, andrà tutto bene, erano anche di nazionalità diverse. In realtà si è visto che non ci sono stati grossi problemi, però si è anche visto che al ritorno virtuale da Marte, mentre prima erano più compagnoni, al ritorno da Marte in realtà cercavano un pochino più di isolarsi, cercavano un po' più di privacy, quindi c'era forse anche un po' di stanchezza. Per quanto riguarda invece gli ambienti estremi, beh, sono state molto utilizzate le basi in Antartide. Non vuol dire che hanno mandato gli astronauti in Antartide, però vuol dire che gli equipaggi della stazione scientifica americana in Antartide sono stati studiati dai psicologi per l'applicazione nello spazio. Perché? Perché l'Antartide è sicuramente un posto dove il pericolo e la minaccia è reale. Teniamo conto di questo: se succede un problema sulla stazione scientifica internazionale, nel giro di qualche giorno si può evacuare la stazione, mentre invece se siamo nell'inverno, diciamo nella calotta antartica, possono passare anche settimane prima si riesca a intervenire. Quindi lì c'è veramente un ambiente estremo. Altri discorsi sottomarini, gli equipaggi dei sottomarini americani, che stanno anche dei mesi, no, sott'acqua nei sottomarini nucleari. E la differenza è che il gruppo è più grande, non è una dinamica di gruppo molto ristretta, ma il pericolo c'è, così come l'astronauta ha paura che ci sia una crepa dell'astronave perché chiaramente si espone all'ambiente spaziale, così l'equipaggio sottomarino teme che possa esserci una crepa nella struttura del sommergibile perché ovviamente sarebbe morto certo. Quindi è effettivamente un effetto reale. E poi anche le basi subacquee, qui chiaramente è una situazione più tranquilla, questa qui è la Cristoforetti, perché la NASA ha delle basi subacquee, la zona mi sembra di, non so se sia forse dei Caraibi, per fare anche questi studi. Allora, questo è anche una cosa che mi sembra corretto dirvi, caro diario, io l'ho intitolata così, e sostanzialmente i psicologi hanno chiesto a molti astronauti di tenere, in uno studio andato avanti per degli anni, una memoria delle loro aspirazioni, delle loro paure, quindi un diario giornaliero, e hanno raccolto qualche migliaia di pagine dove si cerca di capire le loro paure, le loro ansie e vedere come migliorare magari la situazione per cercare di migliorare questo. È qui che vi dicevo, ad esempio, alcuni astronauti hanno l'ansia di avere mal di denti nello spazio, alcuni astronauti hanno l'ansia di avere una colica renale nello spazio, no? L'hanno scritto, perché sarebbe difficilmente trattabile. Quindi cose anche, non dico banali, però voglio dire che possono capitare nella vita tutti i giorni, può creare problemi. Allora, cosa studiare? Questo è, siamo fra medicina e psicologia, cioè la perdita del ritmo sonno veglia, questo può influire, questo è un fattore importante perché può essere una difficoltà nel dormire, questo dà stanchezza, disturbi dell'umore e una calo della performance, questo è un problema, questo è un problema che gli psicologi hanno affrontato
perché insomma può inficiare veramente il corretto funzionamento della missione. Questa è una cosa che vi cito solo perché ne so pochissimo, però lo cito perché l'ho trovato, ma non ho trovato grosse spiegazioni. I psicologi hanno visto che c'è un effetto tre quarti in generale. Quando c'è un'impresa, ad esempio una spedizione, ad esempio potrebbe essere un viaggio su Marte, succede, però non ho capito bene il perché, però lo cito così, che quando siamo a tre quarti della missione, e quindi uno dovrebbe dire vediamo la fine, facciamo lo scatto, ce la siamo, c'è questa spossatezza, c'è questa tranquillità, che potrebbe essere un problema in futuro, in vista di futuri viaggi spaziali. Però il focus principale di tutte le analisi degli psicologi è questo, era il gruppo, cioè vedere le dinamiche relazionali di un gruppo ristretto, 6-8 persone, e i conflitti interni. Questi potrebbero essere veramente un grosso problema per un viaggio su Marte. E cosa hanno studiato? Ma una volta, sulla Soyuz andavano solo russi, sulla astronave americana andavano solo americani, quindi più o meno c'era una certa omogeneità. Adesso invece no, erano astronauti di diversi paesi e quindi etnia, cultura possono essere diverse. Gli americani hanno detto che insomma non hanno mai avuto grossi problemi quando sono stati ospiti delle Soyuz, però comunque in certi casi c'è stato qualche problema di cultura, qualche anche non fidarsi. Ad esempio una volta era successo che, questo è stato abbastanza interessante, che c'erano a bordo della Soyuz due russi e un americano, e l'americano era trattato bene e sostanzialmente i due russi uscivano per fare la passeggiata spaziale e l'americano da dentro gli aveva dato sostanzialmente il comando della Soyuz. Però poi lui si è lamentato, ha detto alla missione con la NASA, che alcuni comandi interni della Soyuz li avevano bloccati. Cioè loro erano fuori, ma alcuni comandi in qualche modo erano bloccati, quindi lui non avrebbe potuto neanche agire, forse perché non si fidavano totalmente. Quindi questa è una battuta, però per dire che a volte questo può generare problemi. Hanno studiato però questo e hanno visto che quello che unisce gli astronauti però al di là della fine della cultura è background personale, per cui se io ho una stessa preparazione, che sono un pilota piuttosto che se sono un fisico, piuttosto che se sono un ingegnere, che io sia indiano, che sia americano, giapponese, abbiamo una cultura comune che ci accomuna, non ci distanzia. Quindi di fatto poi grossi problemi per ora non ne hanno mai riscontrati, a parte piccoli screzi che possiamo avere tutti noi. Basta pensare, magari se qualcuno ha fatto una vacanza, beh, non è capitato, di in barca a vela, che poi dopo un po' no, ci si guarda male, pensiamo a bordo della stazione scientifica internazionale. E poi questo è stato anche molto studiato, ma mandiamo solo uomini o mandiamo un gruppo misto? Mandiamo anche donne? Perché questo è stato un altro problema che si sono posti. Questo ha dato una risposta soprattutto andando anche a considerare delle stazioni scientifiche volari, dove ad un certo punto sono arrivate le donne e hanno visto che effettivamente il ruolo di un equipaggio misto sembra positivo. Sembra che un equipaggio misto sia meglio dal punto di vista psicologico piuttosto che un equipaggio solo maschile. Perché? Perché nelle stazioni polari i capi delle spedizioni hanno detto che la presenza di una donna va a mitigare un po' l'aggressività che potrebbe esserci maschile solo in un gruppo di maschi. E poi anche perché chiaramente una sensibilità diversa che si può avere, quindi un problema, se si vede da più punti di vista, si può risolvere meglio. Quindi diciamo generalmente, quindi, ecco per questo che la donna vogliono far andare sulla luna. Forse dopo questo studio hanno detto di andare. Allora, poi questi sono anche fattori di stress. Allora, il principale problema degli astronauti è questo, attenzione, cioè la possibilità di ritornare. Più andiamo distante, più andiamo in pericoli, gli astronauti si pongono il problema. Se succede qualcosa riusciremo a ritornare? Questa è forse la principale fonte di stress che hanno registrato. Poi abbiamo questo, lo vedremo in una diapositiva, è uno dei fattori, no, dei cinque fattori dell'ambiente confinato, vuol dire che l'astronave stessa può essere pericolosa. Questo è un altro problema, la difficoltà di comunicazione con la Terra. Se andiamo su Marte vediamo che possono esserci anche dei ritardi di 20-30 minuti a volte nella comunicazione. Questo è lamentato come un fattore di stress per gli astronauti. Le relazioni tra gruppi, le abbiamo viste prima, mancano gli svaghi, gli astronauti sono un po' lamentati che mancano gli svaghi, e poi c'è poco spazio vitale, nel senso che c'è poco spazio, manca la privacy, rumore, luci. Per migliorare il rumore, questo varia un po', ad esempio per gli italiani sicuramente una varietà del cibo, oltre che avere un apporto nutrizionale corretto, anche mangiare bene ogni tanto fa piacere.
la diminuzione del rumore, cioè un rumore molto alto, ci sono le ventole sulla stazione scientifica internazionale, il rumore può arrivare anche a 70 decibel, per cui è assordante. Questo è sicuramente distrae ed è fonte di stress. La luce sembra essere preferibile quella LED perché è regolabile, più naturale. C'è a volte anche bisogno di suoni terrestri, no? Sentire magari anche semplicemente un cinguettio di un uccello introdotto può far piacere dopo mesi a bordo di una stazione spaziale. E poi i paesaggi terrestri, i psicologi hanno notato che gli astronauti fanno sempre grandissime foto meravigliose, Parmitano, Cristoforetti della Terra, proprio perché è meravigliosa, quindi tutti noi le faremo. Però loro sospettano che forse, siccome tutti le fanno, forse dietro ci sia anche un po' una nostalgia, no? Per questo pianeta che vedono sempre, e quindi ci può essere anche questo discorso qua. Comunicazioni con la Terra, adesso diciamo, quantomeno dalla stazione scientifica non c'è problema comunicare con familiari e amici, è importante anche questo. Il fatto dei followers è importante anche per il rumore degli astronauti, ma non tanto perché magari uno ha più like, perché si sentono parte di un qualcosa di più grande, si sentono rappresentanti magari di un intero popolo, no? Dell'umanità addirittura, cioè è un qualcosa di assolutamente positivo per il loro rumore. E poi abbiamo, diciamo, questi che sono l'intelligenza artificiale che sta arrivando a bordo della Stazione Scientifica Internazionale e che sicuramente avrà un ruolo per viaggi su Marte, questo senza dubbio. Questo è Simon, che sarebbe l'acronimo di Crew Interaction Mobile Companion. È praticamente questo robottino che naviga, ha delle ventole per cui riesce a muoversi ed è predisposto a un'intelligenza artificiale che comunica con il supercomputer IBM della Germania. È andato per la prima volta a bordo con il capo missione, che era Alexander Gerst, ma adesso mi sembra che recentemente, forse a dicembre, sia tornato, quindi ce l'avrà Parmitano la versione migliorata, Simon 2. Ok, domenica scorsa è arrivato con la Soyuz. Lui è un assistente scientifico, quindi fornisce attraverso interazione con il supercomputer IBM tutta una serie di risposte, e soprattutto è fatto, diciamo, per parlare in particolare con il capo equipaggio, ma in realtà anche con gli altri. Ma soprattutto Simon 2 ha questa, l'intelligenza artificiale ha questo discorso anche, cerca di avere questa intelligenza emotiva, la chiamano, cioè riconosce il tono di voto degli astronauti. Qui c'è un particolare curioso, un aneddoto. Gerst aveva chiesto a Simon di mettere musica sull'astronave e lui aveva messo della musica, non so che tipo di musica, aveva messo della musica. Ad un certo punto il comandante non gli andava più la musica, forse lo distraeva, e chiede a Simon di spegnere la musica. Simon non la spegne e, diciamo, sostiene che secondo lui sarebbe stato meglio per l'umore di Gerst mantenere la musica. Gerst è andato un pochino in panico, ha spento Simon perché non lo sapeva. È stata una delle prime cose, però effettivamente c'è questo ruolo che ha. Questo invece è andato, credo proprio con Parmitano a settembre, Fyodor, è una specie di intelligenza artificiale, soltanto vedete, questo è a queste dimensioni, è simpatico, questo qui è un colosso di quasi 2 metri, perché lo volevano usare anche per eventuali attività extraveicolari. È stato 2 settimane, poi l'hanno rispedito indietro, perché potete immaginare che un bestione di due metri, diciamo, in un ambiente come piccolo come la stazione scientifica internazionale non fosse così, diciamo, maneggevole, per cui non è stato un esperimento, questo è ben riuscito, era chiaramente di matrice russa. Allora, e poi chiudiamo il discorso di isolamento con l'ibernazione. Questo perché? Allora, innanzitutto vediamo, ibernazione la possiamo tradurre più tranquillamente con la parola, con la parola letargo. Cos'è? È una intensa diminuzione del metabolismo, cioè diminuisce la temperatura corporea, diminuisce la frequenza respiratoria e la frequenza cardiaca. Ma diminuiscono tanto, in alcuni animali la frequenza respiratoria e cardiaca abbiamo magari 1 o 2 battiti al minuto del cuore e la temperatura va a temperature poco sopra lo zero. Quindi è una diminuzione importante con cui gli animali riescono a vivere in condizioni estreme, ad esempio, non so, l'inverno artico. E ci sono molti animali che lo fanno, parlando solo degli animali più vicini a noi, dei mammiferi. Abbiamo i mammiferi australiani, monotremi, alcuni marsupiali, i pipistrelli, molti pipistrelli, roditori, ecco qua anch'io, ma anche orsi, tassi e istrici. Oppure possiamo avere un letargo, diciamo, durante l'estate per resistere alla stagione molto calda da parte dei roditori e dei primati, che sono quelli a noi fra questi più vicini, Madagascar, lemure nano della coda piatta. Allora,
perché lo mettiamo qui nell'isolamento? Perché hanno proposto per gli astronauti l'ibernazione. Ma se noi mandassimo in dettaglio gli astronauti, uno dei pro più importanti sarebbe questo: non ci sarebbero, non potrebbero esserci comunque conflitti relazionali. Cioè, se io dormo, sicuramente non posso stare a discutere con Pietro. Dormiamo tutti e due, ci svegliamo su Marte e viaggiamo tranquilli. Ma anche un minore consumo di risorse, che io me ne sia stipato, che io utilizzi le coltivazioni, magari di vegetali, colture idroponiche, eccetera, non consumiamo e quindi abbiamo minore consumo di risorse. E anche sembra studiato che, diciamo, mentre siamo in letargo, ho fatto qualche esperimento, in qualche modo resistiamo meglio alle radiazioni. Forse perché il metabolismo si abbassa così tanto che comunque ci sono meno problemi. Il contro, il sistema immunitario potrebbe essere danneggiato, effettivamente è uscito fuori anche il Festival della Scienza, problemi forse al sistema muscolare che comunque perderebbe lo stesso tonicità, e anche un impatto psicologico perché non tutti gli astronauti gradirebbero essere messi a dormire per magari 3 mesi. Ok? Però qual è il problema? Il problema è che noi abbiamo sugli uomini soltanto dei casi fatti effettivamente per terapia dove c'erano magari dei grossi problemi, soprattutto cardiaci, dove c'era quindi bisogno di abbassare la temperatura corporea perché così diminuiva anche il consumo di ossigeno delle cellule, magari delle cellule cerebrali, e quindi si riusciva a sopravvivere anche a importanti problemi cardiaci. Questo è stato fatto per alcuni giorni. Mi sembra che nella letteratura scientifica ci sia un caso di una donna cinese che sia stata mantenuta con successo, perché poi si è ripresa in ipotermia per una decina di giorni, però sono casi sporadici. Di fatto, andando un po' a spulciare, in realtà, proprio negli animali che effettivamente quindi lo fanno fisiologicamente letargo, ma non si conoscono bene né i meccanismi genetici che sono alla base e neanche esattamente le aree cerebrali coinvolte. Quindi si sta parlando di qualcosa di cui effettivamente si sa poco. Senza dubbio non basta diminuire la temperatura, è stato provato, se noi diminuiamo la temperatura di un animale che non ha letargo, semplicemente muore, senza problemi. Adesso stanno facendo degli studi, l'ESA, anche qui credo senza chiedere il consenso informato ai maiali, perché sta facendo questi studi? Questo comunque è importante, perché se riuscissero a ibernare i maiali, che normalmente sappiamo non vanno in letargo, beh, diciamo allora potrebbe esserci la possibilità di in qualche modo utilizzare gli stessi risultati magari per portare lo esperimento sull'uomo. Un'altra cosa che per chiudere questa ibernazione, quindi siamo secondo me ancora molto distanti da un'ibernazione, nonostante in realtà nel Moon Village l'ingegnere dei Paesi Bassi sembrava abbastanza ottimista, io da quello che ho capito secondo me siamo ancora parecchio distanti. E qua abbiamo, ecco qui, questo è interessante perché si pensa sempre durante il letargo ci si faccia una dormita colossale. Però in realtà ci sono degli studi e delle ricerche che invece dicono che il letargo potrebbe essere una privazione di sonno. Perché gli animali, quando prima di risvegliarsi, fanno un periodo di sonno profondo. Cioè, come si fa a controllare questo? Hanno controllato praticamente con elettrodi esterni, hanno fatto un elettroencefalogramma agli animali e hanno visto che un conto era durante il letargo vero e proprio, mentre c'è un periodo poi prima del risveglio, quando queste onde assomigliano al sonno profondo degli animali. Per cui alcuni ricercatori ipotizzano che in realtà, non conoscendo bene le aree cerebrali coinvolte, che sono solo in parte, diciamo, quelle stesse che regolano il sonno veglia, potrebbe forse anche essere che in realtà ci sia questa possibilità. Quindi che se noi mandiamo sul nostro lato, facciamo dormire 3 mesi e poi lo svegliamo, questo si possa risvegliare stanchissimo, cioè nel senso potrebbe esserci anche questa possibilità. Quindi insomma è un campo ancora dove c'è ancora molto, molto, molto da dire. Detto questo passiamo al quarto, qui ci sono una diapositiva, ambiente confinato, ne abbiamo già parlato un po'. L'ambiente ristretto della stazione spaziale può di per sé costituire un pericolo, quindi sicuramente ci ripara dall'ambiente esterno, in parte dalle radiazioni, però ci porta qualche insidia. Quale? Ma ci possono essere dei possibili inquinanti chimici che si possono liberare dalle pareti, potrebbe esserci un rischio in certi casi che sarebbe particolarmente pericoloso di incendio. Senza dubbio c'è la possibilità di contaminazione biologica, sia sulla Soyuz che sulla stazione scientifica internazionale, sono stati rilevati sicuramente attraverso tamponi superficiali, ma parecchie muffe, parecchi batteri. Non ci deve sorprendere, se resiste l'uomo sulla stazione scientifica internazionale, molto di più resisteranno gli organismi che sono anche molto più resistenti alla radiazione di quello che possiamo essere noi.
Allora, questo potrebbe essere un particolare problema perché nel caso di immunosoppressione, che ha detto il sistema immunitario è un osservato speciale, beh, allora questa contaminazione biologica potrebbe essere estremamente dannosa per un astronauta e quindi è, diciamo, un osservato speciale. Quindi cosa bisogna fare? Test della qualità dell'aria, tamponi superficiali e un monitoraggio del sistema immunitario. Ultima cosa da dire, l'ho citata qui, ma in realtà si potrebbe citare anche da altre parti, forse lo spazio va anche a alterare il microbioma. Adesso va molto di moda il microbioma, ma non è un nome, chiaramente è un fatto scientifico. Si è scoperto che i batteri del nostro intestino, oltre che a giocare un ruolo importante nell'alimentazione e nella digestione, possono avere probabilmente un ruolo nella regolazione dell'interazione con il sistema immunitario, con alcune malattie neurologiche, per cui si stanno facendo ogni mese scoperte diverse. Per cui anche il microbioma sarà prossimamente già di più intensi studi dal punto di vista dello spazio. Comunque l'ambiente confinato di un'astronave di per sé può costituire un pericolo. Ok, questo è l'ultimo, quindi sono 3 o 4 diapositive, ormai ci siamo, quindi vi lascio. Questo è importante, la distanza. Più andiamo distanti, più siamo distanti e più ce la dobbiamo cavare da soli. E questa è una preoccupazione anche psicologica per gli astronauti. C'è un ritardo nelle telecomunicazioni per i viaggi su Marte. Io qui ho trovato fino a 40 minuti, da altre parti 30 minuti, però è tantissimo. Se abbiamo un problema è tantissimo. Se abbiamo un problema tecnologico è a maggior ragione se abbiamo un'emergenza medica. In caso di evacuazione d'emergenza dalla stazione scientifica internazionale della Luna si potrebbe venire o addirittura in ore o in qualche giorno. Se andiamo su Marte non possiamo fare un'evacuazione d'emergenza, dobbiamo stare lì sostanzialmente e giocarcela soli. E a questo punto è un problema, lasciamo stare il problema tecnologico di stasera non ovviamente ci addentriamo, però è un problema medico e quindi farmaci. Beh, sicuramente se andiamo su Marte dobbiamo avere una farmacia molto molto ben fornita. Questi sono solo alcuni farmaci che ho visto in un articolo medico che dovrebbero essere a bordo, sono già a bordo da ISS, ma dovrebbero essere a bordo su Marte. Antidolorifici, antibiotici, guardate, ansiolitici, antidepressivi, ipnotici, benzodiazepine, molto sullo stress, molti farmaci per cercare di tranquillizzare gli astronauti, che sicuramente ci dovranno essere. Alcune soluzioni, ad esempio soluzioni intravenose di flebo, potrebbero essere preparate in situ, con l'acqua riciclata dell'astronave, così risparmiamo anche lo spazio per mettere tutte queste sacche. E poi c'è anche particolare preoccupazione sul fatto che le radiazioni possano andare a inficiare i principi attivi dei farmaci. Questo è un campo dove, in questo caso, i farmacologi hanno sicuramente molto da studiare. Come un'esposizione per mesi alla radiazione può andare a creare problemi ai principi attivi? Sicuramente qua ci sarà molto da dire. I controlli sicuramente di astronauti sono già addestrati a fare un'ecografia, questa è un'ecografia oculare, e poi è possibile usare altra strumentazione, dipende dal tipo di addestramento che ha gli astronauti, dipende anche dallo spazio a disposizione. Emergenze mediche, allora, senza dubbio anestesia spaziale, è stata provata, probabilmente non possono essere usati anestetici da gas, perché così contaminiamo gli altri, cioè in un ambiente confinato, chiuso, alla fine sarebbe un problema per tutti. E i cambi fisiologici, abbiamo visto la ridistribuzione dei liquidi corporei, il fatto che il sistema cardiovascolare un po' si modifichi, può comportare anche problemi per l'anestesia, cioè non è la stessa cosa che l'anestesia in ambito terrestre. Sembra che il farmaco di elezione per gli anestesisti sia la chetamina nello spazio, le anestesie regionali, quindi invece che una dorme totale, sarebbero preferibili, ma sono più complicate. Qui occorre chiaramente una procedura medica molto complicata. Chirurgia spaziale, è stato provato anche questo, sono stati condotti anche dei test chirurgici, dei voli parabolici sull'aereo dell'ESA. Problema, il chirurgo e il paziente devono essere bloccati, potete immaginare la difficoltà di un chirurgo, cioè nel senso che già ha i suoi problemi in un ambiente così. E anche il campo operatorio deve essere libero, cioè mentre sto operando non mi deve passare qualcosa davanti. Sono banalità, ma in realtà si sono posti il problema con grande attenzione. E sono stati fatti anche test su animali, ad esempio per problemi del peritoneo. La peritonite è stata drenata sotto guida ecografica. Esperimenti di rianimazione, BLS, non Basic Life Support spaziale, simulazione di rianimazione cardiopulmonare e anche di traumi. Però cosa dicono i medici? Questi si riescono, cioè è stato sicuramente gli astronauti sono addestrati a fare queste manovre
in modo particolare nello spazio, il problema è che poi bisognerebbe garantire un adeguato supporto vitale e quello sarebbe ovviamente difficile. Però tutte le evidenze concordano che se si va su Marte debba essere necessario un medico di bordo. Quindi probabilmente se vanno in 6 persone, uno deve essere un medico. Perché? Ma perché innanzitutto sarebbe preparato in qualche modo per fronteggiare le emergenze mediche. E poi sarebbe anche un ausilio importante psicologicamente per gli altri astronauti, perché sanno nel caso di bisogno potrebbero rivolgersi a una persona sicuramente preparata. Quindi questo, ecco, sembra indubbio che se si va su Marte debba essere ripristinata sostanzialmente la figura del medico di bordo. Detto questo, io vi ringrazio e vi saluto. La Luna, magari con la stazione lunare, si accumuleranno altre conoscenze scientifiche e probabilmente quindi si riuscirà anche magari ad andare su Marte con un po' più di tranquillità. Però tutto può cambiare, no? Perché se ne parlava al Festival della Scienza, adesso si dice si va su Marte, si mette 6 mesi, 8 mesi, ma se in un futuro, no? Che può essere, chiaramente non sono un tecnico, se sviluppasse ad esempio un motore nucleare, beh, allora il viaggio potrebbe essere sicuramente molto più corto. Allora magari invece che 3 mesi, invece che 6 mesi, si dice magari se ne mette 2 mesi, e allora l'esposizione alla radiazione sarebbe molto meno, e allora diciamo i problemi della gravità sarebbero molto meno. Quindi magari nel giro di 5-10 anni potrebbe anche la tecnologia potrebbe anche venire in aiuto a tutti questi problemi. Al momento è certo la preoccupazione dei medici per un viaggio su Marte è alta per gli astronauti, veramente alta, ecco, sarebbe un bel viaggio da pioniere, insomma, poi vediamo, sicuramente è ancora un po' più avanti. Torniamo sulla Luna, poi vediamo. Non è possibilità, appunto, di una probabile base lunare anche su Marte, è appunto per schermare le radiazioni, sarebbe possibile creare anche un minimo campo magnetico in capo appunto. Ma questo potrebbe essere una bella cosa, sinceramente una cosa del genere non l'ho notato, cioè non l'ho guardato un po' nelle riviste che ho consultato. Sicuramente cercavano davvero, qualcuno ha ipotizzato di andare in alcuni posti dove potrebbe esserci un minimo campo magnetico naturale. E l'alternativa però per il momento più che c'erano allo studio quegli scudi elettrostatici, no, della NASA, per cui effettivamente qualche progetto c'è, però per il momento l'ipotesi, quella più seguita sicuramente per la Luna, perché tra qualche anno dovremmo andarci, è quella di creare come dicevano praticamente delle basi sotterranee, oppure più probabilmente, come stanno veramente lavorando tanto ad ESA, è questa costruzione ricoperta da questi mattoni di regolite con acqua e altre regolite. Però quello che è importante notare è che almeno al Festival della Scienza dicevano che comunque diciamo nelle basi lunare le missioni saranno abbastanza brevi, gli astronauti non staranno mesi sulle basi lunari, ma saranno probabilmente qualche settimana e poi ci sarà un ricambio. Quindi la stazione orbitale sarà molto importante, perché veramente come ascensore andrà di tanto giù, saranno qualche settimana, ma ci sarà un ricambio più frequente di astronauti, proprio per cercare di minimizzare la esposizione alla radiazione. Quindi al momento non stanno pensando di rimanere per dei mesi, ma si daranno un cambio più frequentemente. Questo sì, per il momento è così. Poi vediamo. Bene. Grazie. Grazie. Allora, ringraziamo tutti quanti, diamo appuntamento per il 10 gennaio per la riapertura dei venerdì Polaris. Auguri e buon Natale. Buon Natale. E...
manderemo le mail di quei programmi e potete comunque prendere qualche volantino e poi vi daremo le, per rimanere aggiornati comunque sempre sul sito internet o sulla pagina di Facebook dell'associazione. Grazie ancora. Grazie a tutti.